Quali sono le differenze tra i piatti normali e i piatti bucati? Allora, quando vedi un piatto bucato, lo devi considerare un effetto. E, diciamo, la particolarità dei piatti bucati è che, avendo meno materiale proprio metallico sul loro corpo, proprio perché hanno questi buchi, hanno una diversa capacità di diffondere le onde sonore, ovviamente, nell'aria, quindi una diversa capacità di vibrare, e di solito hanno una tipologia di suono che è un po' più acida rispetto a un crash, a un piatto normale, integro, ok? Senza buchi. Per farti capire meglio, ti faccio sentire la differenza tra due piatti che sono apparentemente della stessa misura, perché sono entrambi da 16 pollici, ma uno è bucato e l'altro no. Il primo è un crash medium della Sabian da 16 pollici e il secondo è un Ozone, sempre della Sabian, da 16 pollici. Ti accorgerai che l'Ozone ha un suono molto più acido, quindi è molto più effettistico come suono rispetto al crash, che ha un classico suono da crash pop, ok? Te lo faccio sentire. Come hai sentito, i piatti, anche se sono della stessa grandezza, hanno dei suoni completamente diversi, proprio perché lo Ozone, che sarebbe il piatto bucato, ha una capacità di decadimento del suono e una capacità di vibrazione completamente diversa dal crash, proprio per la presenza di questi buchi sul suo corpo. Nel mercato esistono tantissimi modelli di piatti e, diciamo, da un po' di anni a questa parte è diventata proprio una moda quella di usare il piatto bucato per creare degli effetti particolari. Infatti sono sempre più visibili sui set, soprattutto dei grandi batteristi, dei batteristi famosi. I piatti bucati vengono fatti da qualsiasi marca e quindi puoi veramente sbizzarrirti nel cercare qual è il sound, l'effetto più particolare, più interessante relativamente ai tuoi gusti, ed inserirlo nel tuo setup. Se hai altre domande sull'argomento, scrivile pure nei commenti, iscriviti al canale YouTube, alla pagina Facebook e alla community Drumstart, e ci vediamo alla prossima. Ciao!